Gandino ha proposto durante tutta l'estate appuntamenti e iniziative di promozione culturale di altissimo livello, tra le quali aperitivi con l'autore che hanno visto protagonisti scrittori conosciuti in tutta Italia. Ci si aspetta da Milano, da Bergamo, la presentazione di queste cose, ma credo che sempre di più i nostri comuni della valle devono occuparsi anche di questi temi. Presentare un libro vuol dire divulgare la conoscenza. Siamo in piazza, di fronte alla biblioteca, sotto i portici della biblioteca, luogo migliore per fare un aperitivo culturale, come lo chiamiamo noi, questa iniziativa, e presentando un libro. Venerdì scorso è stata la volta di Cristiano Gatti con un libro dedicato alla figura storica del generale Dalla Chiesa. È ambientato nel 1982, l'anno della vittoria mondiale, dell'Italia che trionfava, ma a me di quell'anno è rimasto più impresso l'avventura, la tragedia del generale Dalla Chiesa. E mi è sembrato bello e giusto riportarlo a galla, ma non tanto per farne una biografia, quanto per così provare a scoprire cosa resta di certi sacrifici. Tant'è vero che la storia grande di Dalla Chiesa si riversa sulla storia piccola di un paesello delle nostre valli, in Valimagna, a Valsecca, dove c'è un professore che sta cercando di avviare all'educazione, allo studio, ai sani valori un suo alunno. E casualmente la grande storia di Dalla Chiesa va a finire per così travasarsi nella storia piccola di questo Memo che è nel titolo. Infatti il titolo del libro è Memo il generale, perché si abbinano questi due personaggi così lontani che non si conoscono, ma che in qualche modo vengono poi uniti dalle loro storie.